Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale, anche con 40 gradi e un sole che spacca le pietre, siamo ovviamente qui. Quest'oggi video particolare, andrò infatti a parlare di un argomento che ho trattato più volte a spizzichi e bocconi durante le live o durante altri video quando parto nelle mie digressioni folli, ma che non ho mai trattato in un video specifico, quindi ho deciso quest'oggi di fare appunto questa piccola, spero breve registrazione, ma spero che comunque possa essere di vostro gradimento e che possa far scaturire una piccola riflessione, un piccolo dialogo sotto nei commenti, come al solito. Come da titolo, quest'oggi parleremo di alfa, beta, demo, early access e dintorni. Ne parlo quest'oggi visto che dopo anni un po' spenti per quanto riguarda le versioni di prova, che siano esse beta, demo e quant'altro, le software house sembrano essere intenzionate a proporre ai videogiocatori prima del lancio del gioco una versione di prova, sia essa un'alfa, pre-alfa, una closed beta, un open beta, una demo sullo store che rimarrà anche dopo l'uscita del gioco e quant'altro. E di contro i videogiocatori cominciano a loro volta a, almeno per quanto riguarda certi titoli, a pretendere, a esigere una versione di prova per poi decidere un eventuale pre-order o un eventuale acquisto. Sì, perché se consideriamo comunque i prezzi dei videogiochi e soprattutto la mole di titoli che escono ogni anno, chiaramente la possibilità di poterli provare prima dell'uscita è chiaramente un valore aggiunto per noi videogiocatori. È una piccola conquista, mi verrebbe da dire, perché in caso di beta o di demo positiva di nostro gradimento, ovviamente procederemo all'acquisto del suddetto titolo. In caso di beta dubbia o magari una demo non troppo bella o che ci lascia ancora dei dubbi, aspettiamo, non preordiniamo e magari acquisteremo più avanti a un prezzo ridotto o più semplicemente risparmiamo i soldi per qualcos'altro. Da questo punto di vista, quindi, per una software house, una beta, che sia essa closed o open, di solito una closed beta viene seguita da un open beta che dura circa 3 o 4 giorni e permette a tutti di scaricare, connessioni permettendo, e di provare il titolo in questione, rappresenta un po' un'arma a doppio taglio, perché comunque fino a magari 10 anni fa, quando ancora internet non era così esploso, diciamo, le beta non esistevano, nel senso la possibilità di provare un titolo, magari specialmente multiplayer, prima della sua uscita era qualcosa di avveniristico, è una cosa degli ultimi, verrebbe da dire quasi 4-5 anni, queste closed open beta, la possibilità di farceli provare. Quindi noi compravamo un po' o preordinavamo un po' alla cieca, mentre invece oggi che abbiamo la possibilità di provare, i giocatori sono arrivati quasi a pretendere questa possibilità, specialmente, ripeto, per titoli magari un po' dubbi o titoli esclusivamente multiplayer o titoli magari sviluppati da software house che hanno una nomea non proprio esaltante. E in parallelo a questa richiesta, diciamo, dei videogiocatori, c'è un'altra sensazione che avanza nel mondo videoludico e che sinceramente io abbraccio in toto, ovvero di dubitare fortemente di titoli che pur per meccaniche e quant'altro potrebbero avere una demo o una beta e invece non ce l'hanno. Probabilmente in questi casi la software house in questione non è realmente sicura della qualità del proprio titolo, o più semplicemente in realtà sa che il proprio titolo ha dei difetti talmente macroscopici che una versione di prova porterebbe quasi tutti i giocatori a evitare l'acquisto di quel determinato titolo e quindi non propone una versione di prova, nonostante magari il titolo si presti a una beta, magari è un, insomma, un titolo multiplayer che si presta a una open beta di 3 giorni, però non te lo fanno provare perché in realtà il gioco è talmente orripilante che difficilmente una persona, poi magari se poi uno è spinto da marketing incredibile o cose del genere, magari lo compra lo stesso, però chi ha magari un minimo di testa riesce a capire e dire no, no, questa roba qua non la compro. Quindi da questo punto di vista effettivamente chi non propone beta ultimamente non entra molto nelle mie simpatie, cioè anch'io comincio a dire no, no, per certi giochi io pretendo una beta o una demo, poi dipende anche dai generi, perché ci sono magari titoli magari open world che difficilmente riescono ad avere una demo o una beta, anche se in realtà The Crew ha avuto una beta, quindi era un titolo open world enorme con una beta, quindi ho detto forse una cavolata, poi ci sono titoli che si prestano magari
maggiormente delle versioni demo, come ad esempio, non so, platform o titoli più lineari per i quali estrapoli un capitolo, magari lo metti come demo, come capitava, mi pare, con Doom, con Thief e con altri titoli più lineari, quindi proponi lì la demo sullo store e tutti possono tranquillamente provarla senza problemi. Come dicevo prima, quindi la possibilità di provare, anche magari solo per pochi giorni, una versione di prova di un titolo è quindi una piccola grande conquista per noi videogiocatori, una specie di garanzia in più sul titolo che andremo ad acquistare. Va ricordato però che demo e beta sono comunque confezionate dalle software house stesse, quindi non c'è un organo imparziale che dice: prendo il tuo gioco, ne estrapolo un pezzo e lo metto sullo store per 3 giorni. Quindi comunque c'è la possibilità di una sorta di pubblicità ingannevole dietro ad alcune beta o alcune demo. Mi ricordo il caso eclatante della demo di, mi pare, Alien Colonial Marines, che era fantastica, poi il gioco era qualcosa di assolutamente indecente. O più di recente mi ricordo il caso Star Wars Battlefront, provato in beta 78 volte, comprato il day one e poi il gioco era fortemente limitato. Questo perché una demo o una beta danno comunque un quadro parziale di quello che è il titolo. Quindi queste versioni di prova vanno sì provate, quindi ok, c'è lì la possibilità, la provo, ma non vanno prese per oro colato, perché magari estrapolano semplicemente il meglio del gioco. E poi tutto il resto è ripetitivo, noioso, malfatto oppure privo di contenuti. Quindi va bene la beta, sì, la demo, sì, però occhio senza contare poi che comunque le beta restano per pochi giorni sullo store, mentre invece magari le demo restano per più tempo. Comunque non tutti magari hanno la possibilità sempre di provare queste versioni di prova. Quindi provarle sì, ma comunque occhio perché le software house tendono sempre a mettercelo in quel posto, spesso e volentieri, non sempre, ma spesso è così. E concludendo, piccola appendice finale riguardo il discorso early access, mentre sto sudando e grondando come un deficiente perché ci sono 78 gradi in questa mansarda. Ringraziamo il costruttore di questa casa. Vabbè, al di là di questo, early access, allora, ovvero la possibilità sostanzialmente di acquistare un titolo ancora in sviluppo cercando di finanziare lo sviluppo stesso del gioco e magari di partecipare attivamente, grande illusione, allo sviluppo dello stesso. È una pratica che sinceramente non condivido, non appoggio e non capisco, anche perché spesso e volentieri una software house che si trova il titolo finanziato, non finanziato, in realtà che vende tipo 4 milioni di copie restando in early access, poi non uscirà mai in versione completa. È esemplare il caso di Ark di qualche anno fa, titolo che è in early access da secondo me 2 anni e mezzo o 1 anno e mezzo almeno. Quindi la cosa che mi dà più fastidio, tra l'altro, di questo discorso dell'early access è che tanti si lamentano magari di una patch al day one, gli dicono: no, gioco buggato, però si comprano magari a 40-50 euro titoli in early access. Questa è una cosa che sinceramente non riesco a condividere e ad appoggiare, anche perché, ripeto, spesso e volentieri, una volta che una software house ha venduto un prodotto incompleto e i soldi li ha già incassati, non hanno un vincolo, un obbligo a dire: no, ma il gioco alla fin fine ve lo faccio uscire in versione completa. Il gioco può restare sospeso, restare quindi in early access per anni o non uscire mai in versione definitiva. Quindi occhio anche al discorso early access, perché un discorso è il crowdfunding. Kickstarter finanzia un progetto che è ancora sulla carta, quindi i miei soldi magari devono raggiungere un goal, quindi non so, 2 milioni di dollari, 5 milioni di dollari, raggiunta quella cifra, sviluppano il gioco. Perfetto, fino a qua mi sta bene, anche se in realtà la pratica del crowdfunding ultimamente è un po' precipitata, nel senso che non vedo più tutta questa attenzione, magari tranne Shenmue 3, però come titoli qualche anno fa tutti, mi ricordo, cercavano di approdare all'early access Kickstarter, c'era questa corsa Kickstarter, adesso sembra essere forse una moda che è un po' caduta, precipitata. Forse questo è un pochino un peccato, perché ripeto, preferisco a questo punto un crowdfunding rispetto a un early access che è quasi tutto dalla parte delle software house. Cioè il giocatore non ha delle garanzie quando va ad acquistare un titolo in early access, e anche l'idea di partecipo allo sviluppo, meh, 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 secondo me sono quelle piccole illusioni che spingono
l'utente a acquistare, a finanziare il gioco, ma che in realtà stringi stringi ti lasciano poca libertà, cioè hai poca possibilità di interazione diretta con questi sviluppatori, anche perché loro possono tranquillamente fregarsene, ripeto, e non far uscire mai il titolo in versione completa. Quindi, se proprio devo scegliere tra Early Access e Crowdfunding, scelgo quest'ultimo, anche se, ripeto, è una pratica che ultimamente è un po' calata. Mi ricordo di aver letto un articolo, non ricordo dove, tempo fa, proprio sulla crisi di Kickstarter, e quindi vedremo come si evolverà la situazione. Direi che più o meno ho concluso, quindi passiamo alla conclusione finale, al domandone e ai saluti. Qualcuno di voi a questo punto però potrebbe muovermi una piccola questione, ovvero tutti i giochi in Early Access effettivamente hanno questo iter, cioè viene proposto il titolo, vende tot copie e non esce mai in maniera definitiva? Effettivamente no, quindi non è che l'Early Access sia per forza di cose il male assoluto. Per me lo è, ma in maniera oggettiva forse non lo è. Però qui muovo una piccola questione ulteriore, ovvero sulla ipocrisia di tanti videogiocatori, perché abbiamo fatto crociate su crociate su crociate contro prima i DLC, i Season Pass, gli Online Pass, tutto quello che poteva essere una porcata all'interno del mondo videoludico. E poi cosa facciamo? Andiamo a comprare alla cieca dei titoli che sono ancora in sviluppo e che probabilmente non usciranno prima di 2 anni. C'è qualcosa che non mi torna. Un conto è se nessuno ha mai detto niente, va bene Season Pass, va bene DLC, va bene tutto, va bene anche l'Early Access. Ripeto, per me non andrebbe bene comunque, però posso capire. Ma perché andare a criticare tanti altri aspetti del mondo videoludico e poi accettare o vedere di buon occhio l'Early Access? È un discorso abbastanza incoerente e ipocrita per quanto mi riguarda, tenendo comunque presente il fatto che di titoli in early access grandiosi o rivoluzionari, sinceramente, a memoria non ne ricordo. Ci sarebbe poi un'ultima questione da trattare, ovvero quella recentissima dei playable teaser, in particolare mi riferisco a PT e a Resident Evil 7 Beginning Hour, che sono non proprio delle demo, ma sono delle specie di minigiochi costruiti ad hoc per far capire più o meno le meccaniche del gioco in questione e presentarlo ufficialmente. Quindi loro ti lanciano questa demo sullo store, tu la scarichi e vieni introdotto in questo mondo di gioco che teoricamente dovrebbe essere, diciamo, sconosciuto, nel senso che il giocatore non dovrebbe andarsi a leggere su internet cos'è PT, cos'è Silent Hill, Resident Evil 7 Biohazard. Quindi il giocatore dovrebbe essere all'oscuro di tutto, gioca questa demo, questo playable teaser e arriva alla fine dicendo: "Ah, che figata!" Questo è più o meno l'effetto che avrebbe dovuto dare PT e personalmente mi ha trasmesso questa sensazione di stupore. È una cosa interessante che vorrei vedere utilizzata più spesso, quindi l'idea di creare un minigioco alla fine del quale parte un teaser, un trailer del gioco in questione, del quale magari però non porta il nome. Cioè, PT non portava il nome Silent Hills, era PT, ok? Resident Evil invece era Resident Evil 7 Biohazard, però comunque l'idea non mi dispiace ed è un modo carino e originale di proporre un titolo nuovo, facendocelo comunque provare perché magari le meccaniche saranno quelle, ma proponendoci un livello che in realtà non sarà presente nel gioco finale. Quindi è una cosa a metà, ripeto, tra la demo e la presentazione del gioco, però è qualcosa che vorrei vedere applicato più spesso perché secondo me, poi vabbè, PT l'aveva fatto così, ma quindi forse c'era il tocco del maestro che vabbè, però insomma è qualcosa che potrebbe rasentare il geniale se utilizzato in maniera corretta e consapevole, ecco, mettiamola così. Quindi ovviamente il domandone riguarda cosa ne pensate voi di alfa, beta, demo, early access, crowdfunding e tutto quello di cui ho parlato in questo video, e so che è un argomento magari particolare perché ci sono certi utenti che, come dicevo, richiedono la versione di prova, specie magari per titoli multiplayer. Ci sono altri che invece, per evitare qualsiasi tipo di spoiler o hype derivato da demo, beta e quant'altro, tendono proprio a evitarle completamente. Quindi ci sono magari opinioni discordanti riguardo a questo
Aspetto, quello che posso dirvi io in conclusione è che secondo me le beta, le demo sono una piccola conquista che noi abbiamo ottenuto in questi ultimi anni e secondo me bisognerebbe cominciare a pretendere demo e beta di qualsiasi titolo AAA ad alto budget così che esce sul mercato, perché comunque la possibilità di poterlo provare spesso e volentieri ci risparmia delle inculate sostanziose come è successo purtroppo negli ultimi anni con il primo Watch Dogs, Star Wars Battlefront. Parlo per mie ovviamente opinioni personali, quindi magari versioni di prova spesso e volentieri possono essere più dalla nostra parte che dalla parte delle software house, anche se come ho detto è semplice creare una versione di prova che sia ingannevole, che non rispecchi veramente quello che è il prodotto finale, però sempre meglio provare qualcosa con mano, quindi pad alla mano direttamente, che magari guardare due trailer, leggere quattro recensioni pagate, prezzolate o dei soli opinioni dei soliti youtuber che ormai sono più dei testimonial che delle vere e proprie persone che abbiano un'identità e un'opinione propria, almeno questa è la mia idea e la mia visione della questione. Bene, vi ringrazio per avermi seguito, scusate se sono stato un po' trafelato, un po' di corsa, un po' distrutto, ma c'è veramente un caldo tremendo, io spero che venga a piovere perché veramente non lo sopporto più. Grazie a tutti per la visione, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti, ciao ragazzi.